Il cocco, una di quelle cose che mi ricorda subito l'estate. È fresco, dolce, dissetante e buonissimo da mangiare. Coconut è una ricetta che piace tantissimo. Semplice, leggera e soprattutto fresca. Cominciamo preparando il caffè espresso. Fatto questo, mettiamo fuori gli attrezzi, innanzitutto il bicchiere freddo, il cocco e un po' d'acqua. Bene, aggiungo un po' d'acqua in modo da renderlo più leggero. Andiamo per qualche secondo a mescolarlo. Molto semplice, andate ad aggiungerlo direttamente nel bicchiere, senza ghiaccio, senza niente, perché adesso andremo a preparare la parte più cremosa, che è il frappè e il caffè, che verrà poi aggiunto sopra la nostra base di cocco. In questo caso utilizziamo 4 cubetti di ghiaccio, un espresso, siete liberi di aggiungere o no un po' di zucchero. Ok, fatto questo, il nostro frappè è pronto. Ci sono ancora dei residui di ghiaccio all'interno, quindi il consiglio è quello di utilizzare o un passino o uno strainer come questo e poi aggiungere delicatamente la schiuma in superficie. Naturalmente la parte finale, un tocco artistico, un po' di granella di cocco. Beh, manca solo assaggiarlo. Si sente immediatamente la delicatezza del frappè e caffè e poi la dolcezza e la freschezza del cocco. Quanti te ne bevi quest'anno? Di solito 14.